questa rete. Piattiamo prima l'altra, forza. Laggiù, tirate al cavo. Venite qui, voi altri. Tutti allargano. Avanti con quella rete. Voi sullo scoglio, tutto a posto? Pronti? Su, forza, spingere, forza. Sorreggete il cavo! Forza! Guardate laggiù, una nave! Padre, che vuoi fare? Possiamo solo sperare che ci consenta di pagare i tributi in autunno. Torniamo al villaggio. Torniamo al villaggio! Accosta finché puoi. Preparatevi allo sbarco. Barra dritta! Urlate le cime! Cosa ti serve bere? Quella roba ti brucia la gola. Non puoi continuare così. Brucia anche la disperazione. Siamo a Freeland, vero? Lasciami scendere a terra stavolta. Non posso stare sempre chiusa qui dentro. No! Questa è una nave da guerra. Avanti! Capitano, chiedo di essere dispensato dall'incarico di sbarcare a Freeland. David Robinson, sei qui con me per costringere quei miserabili a mantenere i loro impegni. Non voglio sentire altro, è chiaro, vero? Avrà dei motivi. È meglio che tu lo ascolti, Redwy. Non ti ho portata qui per sentire i tuoi consigli. E tu che vuoi ancora? Agli ordini, capitano. Può parlare a nome di tutti. Vi ho chiesto se avete un capo, rispondete. Fatemi passare. Qui non abbiamo capi, ma puoi parlare con me se vuoi. A sentirti sembreresti un conte, non un delinquente a cui è stata risparmiata la corda. Io sono Errol Blackburn e fui conte di Newcastle, anche se non voglio ricordarlo. E insieme al tuo passato hai anche dimenticato i tributi che mi devi. Dove sono le perle che non avete inviato a Bresville? Abbiamo comperato delle reti di ferro per difenderci dagli squali. Se tutti i villaggi usassero le perle per salvarsi dalla paura, cosa ricaverebbe il governo dalla libertà che vi ha dato? È previsto che si possano rinviare i pagamenti. In autunno io non sarò più qui e non voglio concedere rinvii. Noi paghiamo i tributi all'Inghilterra e non a te, capitano Redwy. No! Quest'uomo è mio padre. David.
Ringrazia tuo figlio se ti risparmio la frusta. Io non ho figli che vestano la divisa dei nostri aguzzini. Padre, ma tu sei un inglese. Qui non c'è più nessun inglese. Noi apparteniamo a questa terra. Lascialo andare. Hai acquistato una divisa, puoi perdere un padre come quello. Ehi, tu! Dov'è Errol Blackburn? Beh, non rispondi? Non lo so. E poi mio padre non vuole vederti. Aspetta! Tuo padre? Chi sei tu? Mi chiamo Gary Blackburn. Sono tuo fratello. Mio fratello? Gary! Eri un bambino quando vi ho lasciato. Non dovrei parlare con te. Tu hai rinnegato la nostra famiglia. Io ho lottato per la mia libertà, per poter impugnare questa spada. Non volevo tradire nessuno quando sono fuggito di qui. Portami da nostro padre, Gary. No, David. Non posso. Per lui non esiste più. Gary, non crederai anche tu che ho rinnegato il mio sangue? No, io no. Addio. Gary! Notte finché il tributo non sarà pagato. Qualcuno dovrebbe rimanere qui per dare l'allarme nel caso si avvicinassero gli squali. Noi daremo l'allarme, stai tranquillo. Almeno lasciaci alzare le reti, così saremo al sicuro. Non abbiamo tempo da perdere, in acqua o faccio aprire il fuoco. Vorrei che mio padre e mio fratello rimanessero a terra. Ah, è venuto fuori anche un fratello. Quale ufficiale della Marina Britannica chiedo che la mia famiglia sia esonerata da questo lavoro. Va bene. Errol Blackburn e suo figlio siano dunque esentati dalla pesca. Non vogliamo favori da chi ci rinnega. Hai sentito, Robinson? In acqua anche voi allora, con gli altri, svelti! Robinson, la responsabilità è la tua. Usa la frusta se è necessario. Sono un ufficiale della Marina Britannica, non un aguzzino. Sei un mio subordinato. Cerca di non dimenticarlo. Al lavoro! Svelti! Muoversi! Siamo tutti esausti! Non possiamo continuare così! Bea! Ah! Bea!
Gnocchi! Prendetelo! No, Gary, no! Cane maledetto! Vieni! Sangue, non ce n'è abbastanza nelle tue vene per la mia vendetta. Portatelo io! Sarà il mare a fare giustizia. Avanti, muovetevi se non volete fare la stessa fine. Timoniere, punta dritta! Pronti ad aprire il fuoco con i pezzi di prua! Fate attenzione a non colpire le capanne dei forzati! Possiamo sbarcare, Panard. C'è solo una piccola guarnigione a guardia di quei galantuomini. Fuoco! Cessare il fuoco. Ogni bordata costa un pugno d'oro. Prepararsi tutti allo sbarco! Quando dimenticherai di essere stato cassiere della Banca d'Inghilterra? Mai, credo. Da quando sono con te, il tesoro di Guantale è cresciuto.
Spero soltanto che a terra non dovrò pagare con la mia vita le munizioni che stiamo risparmiando ora. Sono stato 10 anni incatenato in quella cava. Non troveremo alcuna resistenza. Salvo ora. Grazie. David Robinson, il braccio destro di quella carogna di Redway. Chi siete? Chi siete voi? Chi sono? Van Arts. E tu quel maledetto che ha attaccato la mia nave 3 mesi fa, non ti ricordi? 10 uomini uccisi e la nave danneggiata. Quanto basta per meritare la morte? Fermi voi. Deciderò più tardi la sua sorte. Intanto facciamola asciugare. Tutti a bordo, via! Avanti, svelti! Raccoglietele e buttatele a mare. Ma valgono 2 scudi. Viva Van Arts! Viva Van Arts! Viva Van Arts! Viva! Viva! Grazie. Grazie. Ascoltatemi. Voi non siete obbligati ad accettare la nostra legge. Potete scegliere. Se a qualcuno non va di restare qui, noi lo lasciamo libero. Ma se voi giurate, ricordate bene questo. C'è una sola punizione per chi osa rompere il giuramento fatto. La morte. Ora la legge dei fratelli del mare è semplicemente questa. Tutti uguali nel segno di quella bandiera, la nostra. Abbiamo gli stessi doveri davanti ad essa. E gli stessi diritti, sia voi che io. 2/3 del bottino sono sempre divisi in parti uguali. L'altro terzo accrescerà il grande tesoro dei fratelli del mare. E infine potrete vivere tranquilli a Guantanamo, se lo vorrete. Gli inglesi non potranno mai attaccarci. Per passare tra le scogliere che circondano l'isola c'è una sola strada, sicura e certa. Questo è il nostro segreto. E questa è anche la nostra fortuna. Dunque, chi vuol venire a Guantanamo?
Una vita libera contro il rischio di essere appesi alla forca inglese. Viva Panar! Viva Panar! Prendimi una Bibbia per giurare. L'unica che avevamo è andata distrutta per colpa di quel maledetto lassù durante l'attacco della nave di Redway. Allora giureranno su questa. Posate la vostra mano su questa scure e giurate di rispettare la legge dei fratelli del mare. E che le vostre coscienze siano forti come l'acciaio di questa scure. Lo giuriamo! Lo giuriamo! Amici miei, dopo il passaggio segreto tra gli scogli, ecco la vostra nuova casa, Guantal. Jennifer! È tornato, papà! Ma com'è possibile che una ragazza così bella sia nata da un omaccio come me, eh? Cosa mi hai portato stavolta, papà? Niente regali in un bottino fatto di pendagli da forca. Contenta? Chi è? Quello? È un ex ufficiale inglese. Pensa, ufficiale, forzato e inglese. È la prima volta che vedo un ufficiale inglese da vicino. È come quell'uomo tutti... non ha giurato. Horbrook. E per chi entra a Guantal senza giuramento, c'è la morte. Bene, allora fatelo giurare. Ho orrore di sanguinare. E se poi sono vili come lui, non li posso sopportare. E lui invece ti ama. Oh. Voi due, portatelo alla roggia. Chi sei tu? Mi chiamo Jennifer, volevo vederti. Beh, adesso m'hai visto, no? Mio padre non vuole metterti in libertà, ma neppure vuole ucciderti. Sei la figlia di Fanarz. Ringrazialo per la sua generosità. Le corde ti fanno male. Che ti importa? Mi prometti di non fuggire? Fuggire? Non potrei mai fuggire da Guantanamo. Una bella ragazza, Jennifer. Ferma e non gridare. Vigliacco, avevi promesso. Di non fuggire, non fuggirò. Ho qualcosa da fare. E purtroppo non ho molte possibilità di scelta. La pagherai. Spiacente. Portami da tuo padre, avanti.
si sono sempre più armate e diventa ogni giorno più difficile coglierle di sorpresa. E quando ci riusciamo, le perdite sono ingenti. Naturalmente, ma... Jennifer! Fermi dove siete. Ascoltatemi. Se avessi voluto uccidervi, l'avrei già fatto. E se avessi voluto fuggire, ve ne saresti accorti tardi. Cosa vorresti fare? Dunque? Parlare con voi. Senza armi, allora. Non discuto sotto la minaccia di una pistola. Fermo! Horblood, stai calmo, calmo. Sentiamo prima cosa vuole dirci. Conosco la rotta di Redway. Sta riscuotendo i tributi dai villaggi della costa vicina. Sono tutte perle. E allora? Ho un piano. Non vi interessano le perle? Per noi è praticamente impossibile attaccare la nave di Redway, però l'idea mi piace. Ho un conto da regolare con quella carogna. Anch'io, capitano. Ma prima dovrete accettare le mie condizioni. Le tue condizioni? Ma chi diavolo credi che sia il capo? Se volete conoscere il mio piano, dovrete fare ciò che vi dico. Non fidarti di lui, padre. Cosa vuoi, allora? Metà del bottino. Metà del bottino a questo miserabile? Va bene, d'accordo. Hai la mia parola. Mi spiace. Mio padre si fida di te, ma io no. È scarica. Tra 3 mesi arriva il nuovo fiduciario. Un tempo troppo breve per mettere insieme una fortuna. In 7 anni non hai fatto altro che buttare il denaro che hai guadagnato in nome del re. No. Di che dovrei preoccuparmi? Non si accorgeranno di quello che manca. Ma io devo tornare a Londra senza un soldo dopo 7 anni che mi hanno fatto marcire qua giù. Tesoro di Guantal. Se potessi mettere le mani nel covo di quei manigoldi. Rimani con me. Devi proprio andare. Non possiamo fidarci di David. Devo controllare cosa ha fatto.
avvistato qualcuno in mare, capitano. Avanti laggiù, forza con quella rete! Una pesca veramente straordinaria, capitano. Che facevi intorno alla nave? Rispondi. Io volevo... Ho sentito dire al villaggio che c'erano molte perle a bordo della nave e ho pensato che se ne prendevo un po' non ve ne sareste neanche accorti. C'è per questo... Anche due manciate. Basterà meritarsele. No! Lasciami! Vigliacco! Lasciami! No. Lasciami! Incatenatela nella stiva e lasciatela senza acqua né cibo a guardare le perle che voleva rubare. Non voglio che gli uomini ti vedano qui fuori. Ti avevo detto di non uscire. Ho capito. Se quella crogna di Redway ha osato toccare Jennifer... Non le sarebbe accaduto nulla se fosse restata qui. Ti ringrazio molto, figliola. Torna a terra. Tutti ai loro posti. Via! Sulle ancore! Gente arriva! Posti di manovra! Ai pezzi! Con una bordata li spaziamo via. Che succede? Si è rotto il timone! Capitano, la nave non governa più! Maledizione! Apriamo il fuoco! Non si può mirare con precisione! Fuoco! Caro Orblot, non riusciranno mai a colpirci. Pronti? È come un pesce senza coda la nave di Redway. Pronti a speronare? Thank you.
temo ributtarli in mare. Scappiamo. Raggiungeremo Brentsville attraverso le paludi. Ma nessuno è mai uscito vivo dalle paludi. Noi ce la faremo. Questa è la mia terra. E conosco il passaggio. David Robinson. Traditore. Un giorno spero di farti pagare tutto. Dobbiamo trovare Jennifer. Jennifer e le perle. Aiutatemi! Difendetevi fino all'ultimo. Io cercherò aiuto. Bene, capitano. Jennifer! Va tutto bene? Sì, sì. Mi dispiaceva morire accanto a questo tesoro. Andiamo, presto. Diavolo, capitano Redway. Carogna, spero che la palude lo inghiotta. Sbarcherò a Freeland, capitano. D'accordo. Come? Non resti con noi? Non sono un pirata. Voglio solo la mia parte di perle. Hai ragione. Per fare il pirata bisogna essere coraggiosi e leali. Avrai la tua parte. Come? Non potete regalargli quello che appartiene a noi. Ha avuto la mia parola e io rispetto sempre gli accordi. Grazie. Un momento. Conosce il segreto di Guantal. Non possiamo lasciarlo andare. David. Devi darmi la tua parola e mantenerla come adesso io mantengo la mia. Promettimi che non rivelerai mai a nessuno il segreto del passaggio di Guantal. Lo prometto. Grazie. Grazie. Ma perché ti fidi di lui? E tu? Cos'altro dovrei fare? Forse preferiresti che lo giudicassi come Orblut, un traditore? Eh? Mm? Che è successo? Che è successo? Mio padre, mio fratello, dove sono? Tuo padre è morto invocando il tuo nome, David. Ieri l'hanno preso. Tutto questo per niente. Volevo ridargli quello che Redway gli aveva rubato. Eccomi, padre. Ero tornato per restarti sempre vicino. Ero tornato senza la divisa dei tuoi assassini. Io volevo solo abbracciarti ancora. Ti prego, David.
Perdonami. Chi comandava gli inglesi? Redway. Maledetto cane. Sono piombati dalla palude, hanno bruciato tutto, hanno distrutto tutto quello che avevamo. Redway ha lasciato questo per te. A David Robinson, se non ti consegnerai alla giustizia, tuo fratello e gli altri saranno impiccati a Brentsville. Capitano Redway. Andrò subito a Brentsville. Distribuite le mie perle a questa gente. Non andare, David. Che altro posso fare? David! Deve aiutare suo fratello. Ti supplico, David, non andare. Non puoi chiedermi questo. Ma è inutile, uccideranno te e anche tuo fratello. Debbo tentare lo stesso. A bordo, andiamo via. Tutti a bordo! Perdete la vostra vita per colpa di un traditore che non ha avuto il coraggio di pagare i propri delitti. Puoi parlare così di mio fratello perché sono legato. Procedete! Un momento! Eccomi, capitano Redway. Non sono un vigliacco. Mi felicito con voi, ufficiale Robinson. Non volevo ammettere che un soldato inglese fosse tanto vile da lasciar punire altri al suo posto. Ora mantenete la vostra promessa. Liberate i prigionieri. Sospendete le esecuzioni. David Robinson, vi dichiaro in arresto per alto tradimento. Nell'attesa del processo sarete trattato con gli onori del vostro grado. David, non dovevi farlo. David! Conosci il passaggio segreto di Guantal? Non lo saprai da me. Avanti! Passaggio. Non parlerò mai. Per l'ultima volta parla. Quell'uomo non parlerà mai. Io posso farlo parlare. Posso aiutarti, ma tu devi aiutare me. Cosa vuoi? Partire con te. Per Londra. La donna del capitano Redway. E non una schiava nascosta come una bestia. Se riuscirai, verrai con me in Europa. Scioglietelo!
Dove sono? Sei salvo, David. Non devi più parlare adesso. Che è accaduto? Tu eri con Redway. Che cosa vuoi da me? Io non voglio nulla. Hai solo bisogno di riposare. Di non pensare a niente. Ho tradito. Ho tradito i miei amici. Non mi ricordo. Vedo solo quelle lance puntate contro di me. Perché non mi hanno ucciso? Redway, non è riuscito a farti confessare. Non hai tradito. Ho sete. Ma cos'è che brucia nelle mie vene? Ho sete. Devi pensare a me, David Robinson, a me che ti sono vicina. Sei fra amici. Devi pensare a me, David Robinson, a me che ti sono vicina. Sei fra amici. Non ho amici qui. Vattene. Io so che tu vuoi dirmi il segreto di Guantal. Il segreto di Guantal. Il segreto di Guantal. Devi avere fiducia in me. Il segreto di Guantal. Avanti, dimmelo. Ricordati, mi porterai con te. Io sarò la donna di un capitano inglese. E vivrò a Londra. Sempre. Sì, sì, questo te l'ho già detto, ma adesso parla, avanti, parla! Devi passare giusto al centro della scogliera di Guantal. Puntare subito sul promontorio. Prima devi superare la grande scogliera e poi virare a dritta. L'ultimo scoglio rasentarlo a non più di 50 passi. Ma non sarà un trucco? Le erbe dei nostri stregoni sono infallibili. Non è mai accaduto prima d'ora che qualcuno abbia nascosto la verità. E David Robinson ha detto la verità. Lo farò rinchiudere nei sotterranei. E se ha mentito, lo ucciderò io stesso. Lo sbarco è stato completato. Tutto come previsto. I pirati non si sono accorti di nulla. Segnalate alle navi di aprire il fuoco. Segnalate! Thank you.
stati traditi. Dobbiamo impedire lo sbarco. Orblum, tu vai sul fianco sinistro. Tu e i tuoi uomini difendete il lato destro. Anche le donne prendano le armi! Avanti! Andiamo! Fate cessare il fuoco! Cessate il fuoco! Prima compagnia all'attacco! Prima compagnia all'attacco! Seconda compagnia all'attacco! Seconda compagnia attacca alle spalle. Io vengo con voi. Compagnia, avanti! Dobbiamo resistere, forza ragazzi! Prendete Panard! Se non volete che il vostro capo muoia, arrendetevi! Vai! Non possiamo lasciarlo morire! Arrendiamoci! Chi ti ha svelato il passaggio segreto? Dacci almeno la soddisfazione di conoscere il nome del traditore. Chi vi ha tradito abituato alla viltà? Il suo nome è Robinson. Tu sei Hornblut, il banchiere. Hai sempre buona memoria delle cose di denaro? Quanto contengono i vostri forzieri? Taci! Rispondi! 1 milione di sterline, Redway. 1 milione di sterline? Venite con me, anche voi due. Indietro! Dove sono le perle che mi avete rubato? 2 uomini qui! Spostate questa pietra.
maledetti. Il tesoro è ormai lontano dalle tue mani sporche, capitano Redway. No! Tu, maledetta, ora ti farò pagare anche... Capitano, un'imbarcazione a vela ha lasciato l'isola e punta verso il continente. Stanno portando via il tesoro dall'isola. Alle navi! Presto! Non li fermerai! Tu non lo saprai mai. No! Papà! Papà! Assassini! Di qua. È in questa direzione che si sono inoltrati. Mangiano gli uomini vivi. Avanti, la direzione è giusta. Non avete sentito? Ho detto avanti! Torniamo alla nave. Jennifer, l'uomo che diceva di amarti, il peggiore dei traditori, verme! No. Tu hai sulla coscienza i nostri morti. Come avrei potuto tradirvi? Dovete credermi. Io non ho tradito Jennifer. Jennifer! Sto bene. Bene. L'avevo qui in mano e me lo sono lasciato scappare. Un milione di sterline. Mie! Ricorda il nostro patto. Quel tesoro
in cambio del tuo nome. Ah, ma che vuoi ancora da me? Il tesoro inghiottito, scomparso per sempre in quella giungla. Maledetto! 7 anni. 7 anni a marcire qui. E torno a Londra come un miserabile. Puoi ancora averlo, quel tesoro. Se vuoi. Cosa hai detto? Ho detto che c'è un mezzo per riaverlo. Ah, e quale mezzo se i miei soldati tremano di fronte a 2 frecce? Non andrebbero a cercarlo nemmeno se fosse roba loro. Sì, lo so. Ma io conosco i cabi. Mia madre era una cabi, lo sai. Tu potresti? No. La tribù mi ha condannata perché sono diventata la donna di un bianco. E allora? Tu hai i prigionieri. Quella gentaglia. E che posso fare se non impiccarla in piazza? Per i cabi quel tesoro non ha nessun valore. Ma i prigionieri bianchi, vivi, valgono molto più delle perle. Vuoi dire? Vuoi dire che dovrei venderli ai cabi? Lo stregone pagherebbe molto per ogni uomo che gli consegni. Non torneremo poveri a Londra. Voglio vestiti, gioielli, tutto come una donna bianca. Non sfigurerai quando sarò al tuo fianco. E cosa faranno di loro? Li uccideranno? Saranno offerti al grande spirito della foresta che li porterà con lui nei cieli felici. Tu credi a queste cose? Sì. L'ho visto una volta muoversi, il grande spirito della foresta. Perché ridi? Non mi credi? No, no, immaginavo questi discorsi nei salotti di Londra. E allora? Accetti? In un modo o nell'altro devono morire. Avanti! Vedi! Jennifer! Muovetevi! Gary! Forza! Ancora sergente? No, soltanto 10. Su, forza! Muoversi! Venuto a goderti lo spettacolo, traditore. Dov'è Jennifer? L'hanno portata via insieme ad altri. Non ho tradito, dovete credermi. Io ti credo, David. Avanti, liberaci. Voi, di là.
Non muoverti. David. Dove sono i prigionieri? Quali prigionieri? Avanti, parla, maledetta, parla! Nella giungla sono stati venduti. Venduti? A chi? Ai cabi. Dati ai selvaggi. Da questa parte. Avanti. Non è stato facile trovarvi. Cavi mantengono promesse. Dove sono le perle? Due prigionieri. Altri due. Avanti. Maledetto Robinson! Ho le mani legate, altrimenti non ti permetterei di insultare mio fratello! Ma ha venduto anche te! David non è un traditore! Hanno abbandonato. Vorranno farci morire di fame. Ci saranno delle belve qui attorno. Saremo divorati tutti quanti. Guardate! Una piazza carnivora! Siamo perduti! Ah!
libera gli altri. Jennifer, sono arrivata appena in tempo. Credevo di morire. Siamo venuti a rendere omaggio alle spoglie di Van Aerts e a separarci per sempre. Guantal non è più un rifugio. Non c'è scampo per noi. Mio padre non vi domanderebbe che una cosa. Essere vendicato. Vendichiamo Valor! Certo. Tuo padre per prima cosa avrebbe fatto impiccare quel traditore. Io sono pronto ad affrontare la morte. Ma la mia fine non darà pace alle vostre coscienze. Non pensate ai vostri compagni che moriranno nelle prigioni di Brentsville? All'assassino di Van Aerts che fuggirà in Europa? Non pensate a questo. Sembrate un branco di conigli cacciati via dalle tane. Ecco la mia vita, prendetela. Ma dopo correte a Brentsville. Jennifer, tu hai il diritto del comando qui. Noi abbiamo ben poco da opporre ai cannoni inglesi. Ma solo tu puoi decidere della vita di tutti noi. Vi giuro sulla tomba di mio padre che David Robinson è innocente. Avete dunque perduto tutto il coraggio? Scordato il vostro odio? Guantal deve morire. E sia, ma certamente non nella vergogna. Andiamo tutti a Brentsville! Duecentomila sterline, forse di più. I cabi ti daranno il resto non appena consegnerai loro gli altri prigionieri. Avanti. Capitano, è giunta una colonna dei prigionieri. David Robinson è stato catturato. Finalmente. Puoi andare. Ora sì che posso partire. Caricate i forzieri sulla mia nave. Avanti, sbrigatevi. Capitano, i pirati stanno per invadere il palazzo. Radunate tutte le guardie e difendete l'ingresso. Non di là, imbecilli! Volete regalarli a quegli assassini? Di qui, a destra. Va tutto bene, David? Sì, entreremo nel palazzo. Io vengo con te. No, è troppo pericoloso. Gary, abbi cura di te. Vai, ti prego. Se adesso devo fuggire. Non lasciarmi. Mi hai promesso. Forza.
portarti a Londra per farmi ridere dietro da tutti? Dov'è Ridway? È fuggito. Fuggito? Ma com'è possibile? È riuscito a fuggire. Se fai presto, puoi ancora raggiungerlo. Di qua. Aiutami. David. Sì. Volevo anche dirti. Vai. Altrimenti, Ridway, non potrai. David, toglietelo di mezzo! Quel tesoro non ti servirà mai! Ah, sbrigatevi! Villaggi, ma anche la sua patria. Io, Daniel Gibson, come nuovo fiduciario delle reali colonie, sono quindi lieto di accordare il condono reale a tutti quelli di Guantal
che vorranno abbandonare la loro vita avventurosa ai danni della corona. Ora! 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 Auspicando che possano vivere liberi in questa terra che darà fortuna e prosperità a coloro che operando con giustizia sapranno farne una patria. Ora! Ora!